Bentornati a tutti voi ad una nuova puntata di Quattro Zampe in TV. Siamo tornati a Trani, troppi i motivi buoni per tornare a Trani, uno è il canile. Ciao Marilla. Ciao, grazie per essere tornati e dare la possibilità a qualcuno di loro di trovare adozione. Ciao Joelle, la nostra voce narrante con dei testi bellissimi. Ciao, grazie. Ciao. Lucia, ciao. Ciao, grazie, benvenuto. Una copertina, Hugh, a questo punto la copertina e Hugh devono essere descritti da Lucia. Perché adottare Hugh? Perché è un cane meraviglioso, è un cane che va d'accordo con persone, con gli altri cani, con i gatti, è un ottimo babysitter per la mia nipotina che ha un anno ed è dolcissimo. Diciamo la verità, tu lo tieni in stallo, quindi le cose che hai detto sono assolutamente vere. Assolutamente vere, se no non avrei potuto tenerlo a casa io. Bene, questa è una tecnica che si aggiunge a quello dello stallo, comunque i volontari che aiutano il canile. Sì, sì, è una cosa bellissima questa, non è frequente perché non è possibile, altrimenti toglierebbe tempo. È un caso, certo. È un caso, sì, sì, sì. E questo è il caso di Hugh, infatti. La Lega da anni cerca di modificare il loro destino e il loro futuro. Sì, ci proviamo come sempre, qui sulle strade purtroppo della Puglia se ne vedono tanti, tanti branchi, tanti anche purtroppo che perdono la vita sulle strade, e quindi il nostro obiettivo non è quello di toglierli per metterli in una gabbia, ma tentare di fare un passaggio dalle gabbie per poi andare in famiglia. Certo, hai preparato una bella scaletta, sì? Assolutamente sì. Perfetto, partiamo. Noi dobbiamo ringraziare il nostro sponsor istituzionale, la San Yong, che ci permette di viaggiare, ci ha permesso questi 1000 chilometri e queste giornate nei canili della Puglia, e quindi grazie a San Yong con il nostro modello, un XLV bellissimo, partiamo con la rassegna. I cani non piangono, purtroppo. Altrimenti forse capiremmo quanto possono soffrire. Per questo c'è la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, per salvare migliaia di cani dalla violenza per loro peggiore, la violenza dell'uomo. Aiutaci con il tuo 5 per 1000. Non costa niente, ma vale tantissimo per migliaia e migliaia di animali. E partiamo con Belinda al guinzaglio di Patrizia. I miei occhi non saranno più in grado di vedere l'immensità del mare, ma non smetto di sognare che qualcuno venga a prendermi per portarmi a sentire il suo inebriante profumo e il rilassante sciabordio delle sue onde. Belinda chiede soltanto un piccolo angolo di pace in un mondo assai caotico. Schiva, riservata, eppure così curiosa, dolce ed affettuosa con le persone di cui si fida e con i suoi simili. Si dice che la diversità sia solo negli occhi di chi guarda. Ed è ora la volta di Bibi. Ha un sorriso che inonda di gioia chiunque lo riceve. Bella meticcia, amabile, buona e affettuosa con tutti, è abituata alla convivenza con le persone, le adora, ed è incline alla compagnia di altri cani, maggiormente dei maschi. Il box e il canile sono ambienti che purtroppo Bibi patisce fortemente, rendendola irrequieta e magra più di altri cani. Perciò ci auguriamo per lei un meraviglioso lieto fine. Ed era la volta della dolce Maya. Mix bretoncina dall'aspetto molto grazioso, va d'accordo con i suoi simili e le piace farsi accarezzare dalle persone che conosce, ma senza lasciarsi mai andare completamente. Verso gli estranei manifesta un velo di diffidenza, per cui non ama essere manipolata troppo. Cerchiamo per lei una famiglia paziente, disposta a conoscerla e farsi conoscere attraverso un percorso graduale, nel rispetto dei suoi tempi. Maya non desidera altro. Bene, ed ora Giorgio se ne arriva con un bellissimo cagnone. Sì, scampato appena in tempo dalle mani del mostro che le ha strappato alla sua mamma a 2 mesi di vita insieme ad altre 3 sorelline, Arthur è diventato un cane affettuoso, vitale, giocherellone ed anche un gran mangione. Gli abbiamo detto di mettersi in posa perché sicuramente lì fuori, da qualche parte, una mamma sta leggendo la sua storia e non vede l'ora di portarlo a casa con sé. Arthur adora le persone, si relaziona abbastanza bene con gli altri cani, in particolare se femmine.
È educato in passeggiata e adora mangiare. L'avevamo già detto? Lucia Percy Doug. Una bellezza che toglie il fiato. Occhi attenti e vigili che scrutano ogni movimento. Un portamento fiero, autoritario ed elegante ed una personalità equilibrata, risoluta ed energica. Percy è meraviglioso in ogni sua sfaccettatura. Interagisce con piacere con le persone e convive serenamente con le femmine. Una casa, una famiglia, un bel giardino in cui giocare, magari con una compagna, e la sua vita sarebbe davvero perfetta. Il nome è Rizzo, ma è femmina. Assolutamente, il nome praticamente vuole strizzare l'occhio al film Grease per quelli che l'hanno visto. La sua famiglia è costretta a lasciarla a casa e lei viene abbandonata su un balcone sotto al sole come una scatolone di oggetti poco importanti da portare via. Non un lamento, un gemito, un abbaio, solo rassegnazione. È stata salvata e dimostra la sua gratitudine con gesti di una dolcezza sconfinata, baci e leccatine e tanto tanto affetto. È dolce come zucchero, Rizzo, adatta a qualsiasi contesto, con persone di ogni età e magari anche dei cagnolini, con i quali si relaziona volentieri. Una casa, Rizzo ce l'aveva e ora non ce l'ha più. Cosa aspettiamo a darle il futuro che merita? Napoleone, tutto detto. Assolutamente, un affascinante mix con un pastore maremmano, dal manto folto e bianco come la neve e un nero tartufo a forma di cuore che spicca sul suo musetto rendendolo unico. Napoleone è un cane che gode di ottima salute, ama le passeggiate in campagna, adora esplorare posti ancora sconosciuti, è sempre entusiasta nel conoscere persone nuove e nel socializzare con altri cani. La gabbia è un luogo troppo stretto per lui. Moira con Patrizia. Esuberante e dall'incontenibile allegria, compatibile con i suoi simili e affettuosissima con l'umano. Abituata a passeggiare al guinzaglio e curiosissima di scoprire il mondo. Ed ora il re, il pastore tedesco. Che dire, il suo nome è Sato. È un'impresa non facile quella di immortalarlo in qualche scatto. Sato sa bene di essere un gran figo e come ogni VIP che si rispetti non accetta certo di offrirsi così facilmente al primo obiettivo. Un esemplare maestoso di pastore tedesco, furbo e intelligente come il famoso Rex dei telefilm polizieschi, dinamico ed indipendente come un degno erede dei lupi delle foreste, leale e socievole con le persone. Non ama particolarmente la compagnia di cani maschi, ma si può valutare con le femmine. Un vero re. Una vera passerella, quella di Pasqua con Riccia. Visto da lontano sembrerebbe un grande orsetto di peluche con il suo inconfondibile e morbidissimo pelo nero e ondulato in cui affondare le mani. Riccio irradia dolcezza e timidezza, furbizia e innocenza, chiede solo qualcuno accanto che lo accompagni nella scoperta del mondo e che gli mostri che fuori dalla sua gabbia c'è un futuro possibile. Compatibile con i suoi simili e socievole e affettuoso con le persone a lui familiari. Il suo nome è Jade. È un mix beagle dal carattere mite con tutti, interagisce bene con gli altri cani e con gli umani, inizialmente un po' timida, ma presa per il verso giusto si lascia andare volentieri ai sorrisi e alle tenerezze. Aiutiamola a riaccendere la speranza di una vita migliore. Raramente ho chiuso una trasmissione così in bellezza, straordinari. Allora, loro sono Bridget e Darcy, è una nostra adozione del cuore. Lei è Bridget, il fratello è Darcy, e praticamente vivono in simbiosi. Lui è estremamente timido e impaurito, per cui fa molto riferimento alla sorella. Per cui possibilmente cercheremo un'adozione di coppia. Però diversamente anche la sorella sarebbe anche pronta a partire da sola per trovare finalmente una famiglia nella quale crescere serena. Mariella, prima nei testi bellissimi delle tue ragazze hanno detto i box sono troppo piccoli per loro. Tutto dipende dal punto di vista, potrebbero essere grandi di metratura ma sono sempre troppo stretti per tenere dei cani in gabbia. Per noi la soluzione è l'adozione, per te la missione, oltre al lavoro che sviluppate tu e tutta la tua squadra di giovani per questi nostri amici, non possiamo che ringraziarti. Grazie a voi, grazie. Bene, cari ragazze, alla prossima.
Oh, ci vediamo presto, grazie a voi. Perfetto, alla prossima, grazie. Alla prossima, grazie. Bene, grazie a tutti voi per l'attenzione, rivediamo i nostri amici un attimo. Trattamento, abbandono, sevizie. Fermali. Con Lega Nazionale per la difesa del cane. Vai su www.legadelcane.org. Ne salviamo uno. 1000 aspettano.